Dopo Roma e Civitavecchia, l'esposto su Banca Etruria è stato presentato da Daniele Pesco e Chiara Gagnarli, parlamentari del Movimento 5 Stelle, anche alla Procura di Arezzo. Il testo corposo è stato elaborato da un pool di esperti, insieme a 82 parlamentari pentastellati che hanno poi apposto la loro firma in calce. Tutto si basa sulla contestazione di fondo della risoluzione, quindi del decreto salvabanche, della svalutazione delle sofferenze, dell'esproprio della proprietà delle azioni e dell'azzeramento delle obbligazioni subordinate. La banca era sicuramente in difficoltà perché 2 miliardi e 700 milioni di sofferenze sono veramente tante, però secondo noi le analisi che sono state svolte da Banca Italia prima di questo decreto sono state analisi secondo noi un pochino così, forse da rivedere, forse da approfondire. Il governo ha preso delle decisioni secondo noi troppo affrettate, 4 banche diverse tra loro sono state accomunate da un'analisi unica che ha mandato i bilanci ancora più in default di quanto già non lo fossero, quindi di quanto già non fossero in cattive condizioni, diciamo. Però secondo noi è stato il colpo di grazia quello, forse si poteva evitare, forse potevano essere trovate strade diverse, forse si potevano utilizzare veramente tante soluzioni come il fondo interbancario, come invece un aumento di capitale, come la ricerca di nuovi partner, non sappiamo se è stata effettuata, Banca Italia poteva farlo, non l'ha fatto. Vogliamo veramente che venga fatta luce su questi aspetti. E in più vi è quella famosa vendita di 300 milioni di sofferenze a Fonspa a un prezzo veramente basso, un prezzo regalo. Non sappiamo cosa c'è dentro e non sappiamo appunto se che tipi di credito fossero contenuti, ma soprattutto questa vendita è stata presa come riferimento per dire che la svalutazione fatta da Banca Italia su quelle sofferenze non è una svalutazione fatta bene. Quindi tanti interrogativi, speriamo che il procuratore abbia intenzione di indagare anche su queste cose, ma noi siamo quasi sicuri di sì. Ad accoglierli in tribunale un gruppo di piccoli risparmiatori aretini che in questi giorni si stanno anche organizzando per la nuova manifestazione a Roma, sempre insieme al Movimento 5 Stelle, di fronte alla Consob per chiedere le dimissioni del presidente Vegas Reo di aver abolito il documento sugli scenari probabilistici che doveva essere allegato al contratto di acquisto delle obbligazioni subordinate.